La Recanatese domina la prima parte della gara, non riesce a trovare la rete sbagliando pure un rigore, si innervosisce, prende il gol e non trova poi la forza anche per l'inferiorità numerica di rimontare. Gara stregata per i giallorossi che frenano la loro corsa ad opera di un Castelnuovo generoso, ben messo in campo, ma almeno di tre spanne inferiore alla capolista che deve soltanto recriminare con se stessa. Piramidali di occasioni sciupate, con il passare del tempo poi le cose si sono andate man mano complicando ed un po' tutti intestardendosi hanno cercato soluzioni personali invece che giocare di squadra. Non è stato tanto il nervosismo a fregare i leopardiani quanto la frenesia che in certe circostanze è cattiva consigliera. Vittoria dal peso specifico enorme per gli ospiti, bravi comunque a rimanere sempre lucidi ed ordinati. Guido Di Fabio. Superato il momento difficile, perché all'inizio, mister, è stato un momento difficile per voi, avete trovato il gol, poi non avete corso grandissimi rischi nella ripresa, questa è un po' la sintesi della partita. Beh sì, pensare di venire qui a Recanati e non correre rischi sembra un po' troppo facile, invece non è così. Sai che vieni qui e incontri una squadra forte, sai che devi soffrire, che devi saper soffrire soprattutto, però ho detto ai ragazzi che sicuramente avremmo avuto delle opportunità per cercare di fargli male. Siamo stati bravi e ordinati nel difenderci nel modo giusto e siamo stati anche bravi a ripartire e a trovare questa vittoria che sicuramente ci dà un morale immenso. Ha fatto un gran gol sto ragazzo, ne aveva fatti due domenica scorsa. Abbiamo trovato un ragazzo che c'ha voglia di mettersi in gioco, ha avuto dei problemi di infortuni al ginocchio, adesso li sta superando e ci sta dando sicuramente una grossa mano. Nella bagarre per la salvezza, no Guido, sono tre punti che possono veramente fare la differenza. No, io ho sempre detto ai miei ragazzi di non guardare la classifica e di pensare a partita per partita. Oggi avevamo un avversario tosto, abbiamo conquistato questi tre punti e adesso ci mettiamo a testa bassa di nuovo a lavorare. Sabato abbiamo la partita di Coppa Italia, la prepariamo per cercare di infastidire anche uno squadrone come la Torres, però la cosa più importante è che rimaniamo umili. Adesso abbiamo trovato la quadratura giusta e non dobbiamo lasciarla assolutamente. Al di là delle occasioni sciupate, del rigore sbagliato, come hai visto la Recanatese, forse anche poi un po' preda del nervosismo? No, beh, è normale che poi magari quando giochi contro una squadra che ti concede poco provi a fare anche delle cose diverse dal solito e magari non gli sono riuscite come altre volte, però sicuramente per me, l'ho detto dalla prima volta che l'ho incontrata, è la squadra più forte, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché secondo me vincerà questo campionato, sicuramente mister Pagliari si toccherà, però per me è così e sono sicuro che alla fine gioirà lo stesso, mi auguro che gioiremo anche noi con la nostra salvezza. Cronaca con i padroni di casa che partono fortissimo, c'è subito un'iniziativa di Minicucci che sfugge a San Severino, decide di fare tutto da solo ma la sua conclusione termina sul palo. Chiarissima l'intenzione della Recanatese di provare a chiuderla subito. Quinto cadeau di sbaffo per Senigalliesi che si presenta tutto solo davanti alla porta ma ciabatta clamorosamente la conclusione. Tredicesimo, botta da fuori di Minnozzi, Alonzi non trattiene, Minicucci viene visibilmente strattonato in aria da San Severino. Rigore evidente ma dal dischetto sbaffo conferma che i tiri dagli 11 metri non sono proprio la specialità della casa, il portiere intuisce e ci arriva. La gara cambia e la Recanatese inizia ad arrancare, 32esimo Grieco serve Minicucci, traversone col contagiri ma Minnozzi da due passi non c'entra la porta. Il Castelnuovo, fin lì tutto rintanato nella propria tre quarti, trova la rete decisiva al 36esimo. Raparo perde un contrasto al limite ed Egidio appoggia Percolì che riesce ad indovinare una traiettoria imprendibile per Urbietis. Così va il calcio, ma la Recanatese torna ad attaccare dal 45esimo alla palla del pareggio su un errore di Alfieri, ma sbaffo con un tiro a giro lambisce il palo. Nella ripresa al decimo ancora sbaffa, apre sulla destra per Minicucci, traversone, palla che arriva a Minnozzi, il cui tiro viene salvato nei pressi della linea di porta da Ludovici. Al 21esimo la Recanatese resta in 10 con Grieco già ammonito che becca un severissimo secondo giallo per questo intervento su Foglia. Il Castelnuovo respira, trova anche il modo al 33esimo di andare vicino al raddoppio con Sparvoli che non trova ad un soffio l'angolino.
Pagliari mischia le carte, gioca il tutto per tutto e Giampaolo al 43esimo sfodera un gran tiro dalla distanza che esalta le doti di Alonso e certifica il fatto che per la Recanatese non era proprio giornata. Giovanni, è anche difficile commentare una partita del genere. Diciamo che avete avuto quattro opportunità per ammazzarla, tra cui un calcio di rigore, non ci siete riusciti, poi si è complicato tutto. Beh, questo è il calcio, insomma, è la verità. Noi il primo quarto d'ora, insomma, sembrava stavamo dominando, però questo è il calcio, ma c'era anche un altro ora e un quarto, insomma, ha detto che se si prende gol bisogna per forza perdere 1-0. Sotto questo aspetto qui siamo mancati, però ripeto, non eravamo il Barcellona e il Real Madrid domenica scorsa, ho detto sempre che il campionato finisce quando mancano pochissime domeniche, non siamo adesso diventati scarsi, tra l'altro abbiamo fatto anche una buona gara, non è che posso rimproverare a livello di impegno qualcosa ai ragazzi, però naturalmente voglio dire ci stanno anche queste situazioni. Nervosismo, anche direi, la chiamerei frenesia, no? Perché poi ho visto che un po' tutti cercavano di risolverla personalmente. Sì, sì, ma è quello che non dobbiamo fare noi, però io li capisco anche perché vedi anche il primo quarto d'ora stavi dominando, sembrava una partita veramente come tutte le altre, diciamo, come, o molte altre, però poi ti trovi per un tiro, l'unico tiro penso che abbiano fatto, se no uno il secondo tempo, e ti trovi sotto, lì dovevamo reagire secondo me più di squadra, più di gruppo, però non posso sicuramente rimproverare niente a questi ragazzi, anche perché io ho sempre parlato e detto alcune cose e sono convinto, perché ormai sono un po' d'anni che sto dentro il calcio, il campionato è talmente lungo e ripeto, noi abbiamo una buona squadra e un grandissimo gruppo, ma non è che abbiamo una squadra imbattibile. Senti, la sosta non ti dispiace, no, credo, per recuperare Gomez, per recuperare Ferrante, magari per fare anche il punto della situazione con la squadra? Ma io sono sempre l'idea che mi piacerebbe giocare sempre, le soste non mi piacciono mai, perché la squadra sta bene, non è che oggi ha fatto una sconfitta come era stata quella la prima giornata col Tolentino in modo netto, tu hai preso un errore dietro, hai preso un gol, cioè hai avuto 7-8 occasioni da gol, insomma bisogna essere lucidi, io all'età mia sono lucido, dopo la partita le stesse cose che dico oggi le dico martedì, ormai voglio dire non ho visto una squadra in difficoltà, tutt'altro, ho visto solo una squadra in campo, il loro giustamente hanno fatto la loro partita perché si devono salvare, sono contento nel dispiacere mio per Guido di Fabio perché lo stimo come uomo, perciò voglio dire noi dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo e lavorare sulle nostre qualità e lavorare molto su quello che ancora un po' ci manca.